c'è stato un episodio su calcio d'angolo dove la palla l'avrebbe dovuta prendere il capitano Perelli, poi Micio Melandri non l'ha vista arrivare da dietro, quindi l'ha toccata lui. C'è stato un mezzo rimpallo, la palla è rimasta lì, l'ho vista, ho provato a girarla, è venuta una roba brutta, però efficace. Sono contento. Insomma, però già, tra virgolette, il coraggio di provarci, poi anche far gol. No, sì, far gol fa sempre piacere, perché è una gratificazione personale, però sono contento per come ha giocato la squadra, per come siamo entrati in campo, per come l'abbiamo interpretato. Finita dopo il tuo gol, insomma. Cioè, volendo anche dopo il 2-0, ma anche dopo il tuo gol. Sì. Durata mezz'ora questa parte. Sul 3-0 le partite non sono mai finite, vedi il Ravenna. Siamo entrati bene anche nel secondo tempo, siamo riusciti a fare il 4-0, poi su un episodio abbiamo subito il 4-1, però insieme ai demoralizzati loro non hanno preso troppo coraggio e siamo riusciti a portare a casa. C'è il rischio che vi sentiate già in Lega Pro, oggi avete dimostrato forse il contrario. Ma non lo so, io sono sempre dell'idea che si deve parlare alla fine. Al calcio si parla a voce ferma. Esatto. Senti, personalmente questo è il tuo secondo gol, se non sbaglio. Sì. Non male. No, sì, sembra un po' strano, però quando vengo vicino a casa mia segno sempre, non so, sarà un caso. Sarà qualcuno che ti porta fortuna. Saranno i miei genitori. Oggi non sono venuti perché le ho detto di non venire, perché mi hanno scordato di fare gli accrediti e... Beh, si sono persi un gol, come l'hanno commentato i tuoi compagni, che è la cosa che più, sinceramente, la cosa che tu mi incuriosisce. Ma niente, i ragazzi della panchina sono venuti a abbracciarmi e fanno: abbiamo finito adesso di vomitare perché dai, io da dentro pensavo di aver fatto un bel gol, però mi hanno detto tutti che ero una roba brutta. Ma secondo me è più che brutta, strana. Sì. Non me ne sono proprio reso conto, dovrò rivedere l'immagine. E venendo al campo anche un po' più in generale, a parte la gara con Limolese, che credo che è l'unica in cui gli under hanno più o meno tutti, non dico steccato, però forse sentito la gara particolarmente, hanno avuto delle difficoltà, anche oggi come in altre occasioni state dando comunque prova di essere forse i migliori giovani sul piatto, che il Parma ha scelto bene. Siamo anche messi in... Cioè, ci dà un modo di esprimerci al meglio, dal centro sportivo, dove stiamo, dove viviamo, anche i vecchi, diciamo, tra virgolette, ci danno una grossa mano, quindi... Sì, stiamo facendo bene, siamo contenti, sono contento per Lollo che ha iniziato a giocare, sta facendo bene, Simonetto. E niente, sono contento che stiamo facendo bene, che stiamo giocando. Senti, di fronte a questo campionato, per i giovani... Per esempio oggi Apolloni ieri ha detto: voglio una squadra concentrata, voi non avete mollato. Si pensa sempre che i giovani siano quelli più indiziati a lasciare un po' le briglie, invece? Sì, possiamo dirgli che di solito i giovani sono quelli, diciamo, che riescono un po' meno, cioè più difficilmente a calarsi in realtà nelle partite difficili. Però ci sono i vecchi che ti fanno stare lì sul pesto, ad esempio Caccioli e Lucarelli per partita. Ci siamo di entrare cattivi, determinati subito, perché non ci sono partite facili, soprattutto in questo campionato, su un campo così forte. A proposito di Caccioli e delle sue urla, proprio all'inizio del secondo tempo, se non vado errato, ha urlato un giocala che è risuonato fino alla tribuna, forse anche quello è stato il segreto, non quell'urlo in particolare, ma insomma, questo è stato l'atteggiamento diverso tra questa domenica e quella scorsa. Sinceramente non me lo ricordo con loro, però fra i tanti che mi piace, questo mi è passato. No, sicuramente ci sprona sempre a stare lì sul pezzo e a non mollare mai. Grazie, complimenti.